Carissimi amici della Programmatomia, eccoci qua, ben ritrovati. Come avevo anticipato ieri sul nostro gruppo Telegram e anche da altre parti, nella live di giovedì in particolare, oggi recensiamo questo prodotto, questa linea. Dante del Toscana Factory Lab, ideata, diciamo così, e prodotta dall'amico Bruno Iapaiello. Devo dire che io l'ho già provato una volta e devo dire che mi ha colpito il fatto che sia un sapone vegetale, ma con delle caratteristiche molto vicine a un sapone al tallo. Questo va detto perché è una cosa, è un unicum, no? Ecco, io, per quello che è la mia esperienza, chiaramente, no? Perché poi magari ce ne saranno anche altri, non lo so, ma per quello che è la mia esperienza è un unicum. E va trattato come un tallo ovato. Allora, iniziamo a sentire il profumo. Un profumo agrumato, non aggressivo. Assolutamente gradevole. Un bel agrumato che ricorda vagamente, mi diceva anche qualche esperto, un po' la formazione di Eau Sauvage. Però, come voi sapete, un conto di ispirazione, un conto poi di profumo diverso. Guardate la consistenza, è molto molto duro, proprio come un tallo ovato, però non lo è, insomma. Allora trattiamolo ugualmente, quindi acqua calda, prendo il pennello, ovviamente pennello non posso usare quello della vasatura della zona toscana, facciamolo colare un po' di acqua in modo da dargli il tempo di lavorarsi di sapone. Cosa importante, perché poi c'è qualcuno che ancora dice: ah, ma io non montano se non sa sapere anche farli montare i saponi. Cioè, questo è un sapone che ha delle caratteristiche che necessitano di un trattamento simile a quello dei tallovati. Nel frattempo, cosa facciamo? Ecco qua il nostro Living Jugger con manico avete finto avorio, rasoio eccezionale Living Jugger, quindi tutti quelli che come me, come si può dire, si sono rovinati a comprare rasoi per collezione, io non li condanno, ma Living Jugger fa tutto e lo fa anche bene. Io parlo con una CAI, sono qui in montagna ancora questa domenica, inizia oggi non è tanto bello, però insomma inizia il tempo del trekking, quindi qualche domenica si fa qua. Infatti mi scuso, non so che ora lo vedrete perché qui la connessione non è quella di casa, chiaramente. Allora, montiamo la nostra CAI sul coprilamento, lo chiudiamo, pettine stracollaudato, stracopiato, straimitato, stratutto e straefficace. Eccolo qua, il Living Jugger, né più né meno. Niente rasoi esotici oggi, prossimamente. Allora, io direi che il sapone, intanto mi sciacquo il viso, chiaramente, e mi dimentico sempre un pezzo, mattina presto, barbone di 3 giorni e pennello inumidito, un bel sintetico della Riva, questo qua, con manico in radica. Io prelevo
guardate, con l'acqua il sapore un po' acceduto e le setole sintetiche della riva fanno il resto. Vedete che preleva un'ottima quantità di prodotto. La consistenza incredibile è proprio quella del tallo lavato. Ma qui di tallo non ce n'è. Sprigiona il profumo, elegante, agrumato, ripeto, ma non aggressivo. Ecco qua. Chiudiamo la confezione e andiamo a montare nella eroica ciotola di Rocco Contini, eccola qua, con un filo d'acqua che scorre per poter già senza acqua, guardate cosa succede. Mi stupisce che qualcuno mi ha detto che non monti, ma purtroppo questo mondo è il motivo per cui ho diradato i video, se non alle cose molto speciali come oggi, è diventato un mondo, tra virgolette, acqua, tra virgolette, un po' pasticciato da persone che, pur avendo diritto a esprimere la loro opinione, che magari ancora nessuno vuole, come dire, darsi patenti di... Però delle volte, prima di esprimere opinioni su un prodotto o su un altro, dovrebbero valutare qual è la loro esperienza in rasatura, perché se io avessi dovuto recensire un sapone del genere 20 anni fa, probabilmente avrei detto non monta, invece guardate che roba. Cioè, qui siamo a un montaggio facile perché è stato utilizzato il metodo che bisogna utilizzare, tutto qua, niente di più. Conoscere il prodotto, provarlo un po' di volte, guarda che roba. Poi io non voglio montaggi particolarmente spessi, ma già così, con un filo d'acqua, è oggettivo che il montaggio sia copioso. Mi è caduto addirittura sul... E la sensazione sulla pelle era quella del tallo lavato. E questo è incredibile. Cioè, incredibile. Sciacchiamo le mani. E andiamo con le vintaglie. E le cai. Guarda che protezione. Fa fatica addirittura una CAI
protezione eccellente, ma d'altronde non si capiva la consistenza, non ci voleva nemmeno la prova. Prego qua. Appena andato. Mi è rimasto un po' sugli occhi. Come appena andato. E devo dire che l'efficacia di questo Green Jagger si vede dal fatto che già la barba non c'è più praticamente. Quindi facciamo ancora però due cose. Prima ci abbiamo il viso. Poi facciamo una seconda insaponatura per l'obliquo e il contrapelo. Vedete come in seconda insaponatura il montaggio sia ancora più fluido. Prego qua. Quindi secondo giro di valzer. Scorrimento eccezionale. Poi di contropelo puro.
E ora cerchiamo un rasoio. Rifiniamo ancora un po'. Andiamo a prendere i peli nelle uova. Andiamo a togliere tutto quello che si può, insomma. Il sapone che è rimasto nei meandri del viso. Rifiniamo la zona baffi e siamo a posto. Ecco qua. BDS, mi sono un po' sporcato la mia t-shirt, ma adesso andiamo a provvedere con una bella tanto sciacquata con acqua fredda di montagna. Che male non fa, una bella tamponatura e pulitura della maglietta. Ecco qua, risultato direi assolutamente impeccabile. Come la tradizione, solo pro forma, un po' di witch hazel come astringente, tonico. Non so quanto serva, ma ormai è diventata un'abitudine. Ecco qua. Allora, vedete come l'ho montata? Non è che alcuni, prima di scrivere un giudizio, io dico, ognuno è libero, ripeto, di dire quello che vuole. Cioè, io posso anche sbagliare la mia recensione. Non c'è, come dire, nessuno nasce imparato, come si dice nel condizionato proverbio, e soprattutto ci si può confrontare, ci si può sbagliare. Io ho cambiato idea tante volte, sono lotti che in primo acchito non mi soddisfacevano, ma io ad esempio questo qua, prima di capirne esattamente il montaggio, ho dovuto montarlo 2 o 3 volte, perché ha delle caratteristiche, ripeto, che sono abbastanza diverse da quelle di un vegetale normale. Quindi, però una volta capito come si monta, vedete come monta. Quindi, il post è assolutamente ottimo, perché la pelle è molto idratata. Io adesso non ho letto quali burri, quali oli, quali essenze il nostro caro Bruno ha messo dentro, ma la consistenza del post è notevole. Andiamo con l'aftershave, ma non solo l'aftershave, è eau de toilette, quindi con un'alta percentuale di profumo, di essenze, coerente con il sapone. Anche qui io sento molto la nota agrumata, però non aggressiva, eh. Ha una base che io non riconosco, però che lo stempera un po', lo stempera un po' agrumato, e quindi lo rende un po' 4 stagioni, diciamo, no? Che non è un piacevole, non brucia per niente, ma perché qui il lavoro l'ha fatto il rasoio, quindi ottimo. Lascia anche un buon odore. Quindi, ricapitolando,
accoppiata Kai e Irving Jagger. Beh, qui siamo sul sicuro. Siamo sul sicuro, mi è caduta la catenina. Siamo sul sicuro, non abbiamo dubbi sulla efficacia delle Kai e sulla ormai consolidata efficienza dell'Irving Jagger, che tanti considerano un rasoio, lo snobbano perché costa poco, in realtà è un rasoio che va bene per qualsiasi occasione. Quindi attenzione a sottovalutare l'Irving Jagger, perché è un rasoio che io mi sento di consigliare a chiunque si approccia a questo mondo e voglia qualcosa di definitivo, anche se spendendo poco. Ecco. Quindi ottima accoppiata. Pennello, io ve l'ho sempre detto, questo è stata una sorpresa per me. Io lo acquistai così per provarlo, per curiosità, perché era un'edizione limitata, perché però io lo trovo un gran sintetico. Molti dicono che sia simile come ciuffo al Simpson, mi pare si chiami Tafalgar, possibile. Non lo so, io non ce l'ho il Simpson, ma questo qua devo dire che io lo trovo superiore anche a pennelli sintetici di ultimissima generazione, che vengono tanto decantati, che sono ottimi, e io questo lo trovo un po' meglio perché ha un compromesso, secondo me, migliore tra, diciamo, rigidità, tra virgolette, rigidità del ciuffo riva, e morbidezza, backbone, come si dice, no? Vedete? Quindi è uno dei miei pennelli estetici preferiti, come se lo sapete. E chiudiamo ovviamente con il protagonista di questa sessione, che è questo set. Allora, io lo promuoverei a pieni voti perché, al netto del fatto che siamo nell'anniversario dantesco, nell'anno di Dante, quindi è anche una buona idea che una ditta italiana emergente dedichi una linea al sommo poeta. Ma al di là di questo, la composizione e la struttura del sapone sono veramente originali, cioè sono veramente, è difficile trovare un sapone vegetale che si comporta come un tallowato e protegge come un tallowato. Quindi questo magari mette d'accordo tutti, quelli che vogliono magari la protezione del tallowato, la sensazione del tallowato, no? Che è diversa da quella vegetale, senza però motivi magari personali, motivi etici, non entro nel dettaglio, voler acquistare un prodotto con derivati animali. Questo potrebbe essere una soluzione. La resa l'avete vista, insomma, il montaggio richiede acqua, ma monta molto bene, e la protezione è ai massimi livelli. Così come è ottimo la fragranza del o le toilette aftershave, quindi agrumata, ma elegante, cioè non è quell'agrumato da succo di frutta, ecco, per intenderci, anzi, è una profumazione complessa, tanto che io non riesco, vediamo un po' se non ci capisco niente qui, c'è scritto, non è scritta la piramide olfattiva, quindi, però c'è sicuramente l'agrumato, ma poi c'è una base che lo stempera, lo rende elegante. Quindi, secondo me, Bruno ha fatto un ottimo prodotto. Non proverò sicuramente prima o poi anche l'altra, la controparte, che è Beatrice, perché lui ha fatto Dante e Beatrice, che mi dicono sia più sul vanigliato. Io non adoro i vanigliati, però why not, voglio dire. Il prezzo, tanti dicono, ma sono cari. Sì, allora, io Bruno lo sa che dico le cose che penso. E le mie sono recensioni non, tra virgolette, per quanto mi è possibile, nel senso che poi siamo tutti esseri umani e chiaramente possiamo essere condizionati dall'amicizia, possiamo essere condizionati ma in realtà io tendo e tento di essere il più obiettivo possibile. Forse l'unica pecca è il prezzo, chiaramente, io ho visto i costi. Ma sì, effettivamente è un sapone che si colloca sulla fascia di prezzo non bassa. Però, cosa si può dire?
è vero, cioè, non, è inutile che ce la raccontiamo, però la qualità e soprattutto la durata di questi prodotti, perché io adesso che sto cercando di finirli, io devo dire che ci metto mesi a finire un sapone, mesi. Quindi alla fine poi non, non dire, si può fare, cioè non, non è un prezzo, come dire, così alto da spaventare o da far scappare. Cioè, voglio dire, abbiamo comprato tante cose molto più care e molto meno performanti, ecco, voglio dire questo. Quindi sì, a chi mi dice ma costa non poco, dico sì, beh, effettivamente rispetto ad altri prodotti non costa poco, però alla fine della fiera abbiamo un prodotto di eccellente qualità e che i tuoi 2-3 mesi te li dura, quindi stiamo parlando di un prodotto comunque di alto livello, cioè questo è il punto. L'obiettivo, se l'obiettivo era quello di creare un prodotto di high level, come si dice negli ambienti dove si parla inglese, l'obiettivo si sarà raggiunto, quindi è anche normale che il prezzo non sia entry level. Quindi bene, complimenti quindi a Bruni Eparillo, complimenti a questa linea Dante e complimenti a Toscana Factory Lab, e vedremo se in futuro ci renderà nuovi prodotti, vedremo, non lo sappiamo. Buona domenica a tutti e ovviamente buona barba a tutti.